una scala addirittura diciamo, regionale, territoriale, che il LUP aveva fatto, in cui noi abbiamo individuato fondamentalmente la maglia strutturale della città, costituita diciamo, da due elementi paralleli, uno che riprende appunto il cosiddetto paesaggio del viaggiatore che arriva a Molfetta e quindi diciamo, dell'asse che connette Giovinazzo con Bisceglie, e poi invece diciamo, un percorso sempre del viaggiatore, un altro percorso narrativo e di paesaggio più interno che attraversa appunto la campagna e che quindi, ritirando fuori anche un po' la continuità, l'unico percorso diciamo, oggi ancora leggibile, e poi il sistema della statale. Gli altri due... Cosa? Questo qui, il percorso... Questo... C'è il doppio percorso, l'alto e basso del pellegrino, del viaggio. E poi invece gli altri due elementi che sono rappresentati dalle due lame di Ponente e Levante, che in un certo senso ricostituiscono un po' questa maglia, quasi un quadrato, insomma, e diciamo a questa scala più territoriale, quindi urbana. Abbiamo poi contemporaneamente cercato di agganciare una serie di discorsi più locali, di riallacciarci ai quartieri, andando poi a fare degli zoom in modo particolare sul lungomare, nel senso che una delle ipotesi, uno dei due temi che ci avete proposto era quello di ridisegnare e ripensare il porto. E diciamo, a un certo punto ci siamo resi conto che proprio era necessario in realtà leggere questa struttura come tutto il lungomare, per cui anche quest'altra zona qui. E diciamo, rispetto a questi quattro sistemi abbiamo cercato di individuare tutta una serie di elementi che si agganciano e che invece hanno una valenza più locale, quindi legata sia alla mobilità, a come si collegano questi sistemi con i vari quartieri che attraversano, i vari rioni che attraversano, e poi anche il sistema degli spazi urbani. Ora, non so se vogliamo spostarci invece a uno dei tre temi che poi specificamente abbiamo individuato, che è quello del lungomare, che diceva Sabina voleva affrontare tutti insieme sin da subito. No, quello del lungomare. No, era ipotesi di lavoro. Ok, e quindi allora non so se volete invece raccontarci voi. Allora, noi in questo caso siamo partiti dalla cartografia per cercare di capire come il suolo era utilizzato. Abbiamo evidenziato quindi le aree a verde e l'abbiamo poi successivamente confrontata con un ortofoto e ci siamo resi conto che la percezione di del paesaggio che comunque ci avevano trasmesso gli abitanti del quartiere e che erano stati tradotti da LUP all'interno della scheda, era comunque leggermente difforme da quello che di fatto è l'uso del territorio, perché ci sono degli spazi percepiti come pubblici ma che di fatto sono interclusi e che non sono al momento accessibili. Allora, partendo da questo studio del suolo, abbiamo cercato intanto di delimitare il margine di questa lama che ormai è stata completamente dimenticata dalla cittadinanza, tanto che nel suo tratto terminale è completamente edificata. Il tentativo è stato quello quindi di ripercorrere il margine, di dargli un'identificazione, pensare anche come poter rendere percepibile questo margine alla cittadinanza e agli abitanti del quartiere. Abbiamo ipotizzato di piantumare delle specie arboree
con una particolare forma slanciata, per cui da essere percepiti addirittura come una linea puntinata in una visione dall'alto, senza avere un impatto forte sul paesaggio che di fatto c'è. Oltretutto questo intervento non sarà fattibile per tutto il perimetro, in quanto abbiamo detto che è completamente edificato, lo stato dei luoghi non in tutti i casi lo consente. Tra i desiderata dei comunque cittadini c'era quello di riconnettere queste aree tra di loro, in particolare con la Lama Martina che si fronteggia, oltre che con il centro cittadino, con una viabilità diversa da quella esistente, perché attualmente la viabilità è rappresentata da via Terlizzi, che è comunque una strada a scorrimento veloce, dalla Complanare che stringe dall'altro lato il quartiere, e quindi sempre ripercorrendo il margine occidentale della Lama, abbiamo pensato di impostare una pista ciclabile, un percorso ciclopedonale che permettesse il collegamento tra la campagna e in particolare il parco di Mezzogiorno con la foce della nostra Lama. E da questo percorso abbiamo individuato comunque delle trasversali che consentissero il collegamento degli spazi verdi già esistenti, perché poi di fatto questo è un quartiere riccamente dotato di verde, a differenza di quello che poi i cittadini percepiscono, perché gli abitanti del luogo lamentano la carenza di spazi verdi, quando di fatto, leggendo un ortofoto, così non è. E quindi praticamente abbiamo cercato di mettere in connessione tra di loro questi spazi verdi, oltre che gli edifici pubblici esistenti, perché tra le altre cose abbiamo evidenziato come quest'area è dotata di servizi, perché ha un distaccamento degli uffici comunali, presenta le scuole di ogni ordine e grado, comunque ha dei centri di aggregazione che sono delle piazzette, una qui intorno, o comunque delle parrocchie, e quindi attraverso i percorsi ciclabili il collegamento tra queste diciamo centralità, oltre che l'opportunità eventualmente di realizzare un collegamento con la Lama Martina di fronte attraverso un'arteria che è attualmente carrabile, che è quella di via Achille Salvucci, che poi diventa via Berlinguer, oltre che almeno un altro paio di potenziali attraversamenti che però diciamo diventerebbero di più difficile gestione in questo momento, perché uno impatta addirittura su delle costruzioni esistenti. Esatto, poi abbiamo qui la possibilità comunque di arrivare al Pulo sempre attraverso un percorso ciclopedonale. E altro tema, quello di riaprire queste aree che di fatto sono verde pubblico ma che sono pregiudicate in questo momento, perché per un problema di manutenzione, per un problema di gestione, sono completamente intercluse. A questa avevamo pensato di aggiungere la rinaturalizzazione e la ricostituzione della cava, utilizzando l'orografia del terreno, sfruttarla e farla diventare un parco, parte integrante della città, e farne un parco urbano, fino ad arrivare poi alla foce della Lama, che rappresenta il punto di arrivo al mare della Lama, ma è anche il punto di arrivo di coloro che percorrendo la vecchia statale arrivano da Bicelli a Molfetta. E quindi, utilizzandola come punto di arrivo, abbiamo pensato di ipotizzare una rinaturalizzazione della Lama in quel punto, oltre che la sistemazione di un parcheggio che permettesse, una sorta di parcheggio di scambio che permettesse quindi di arrivare in questo punto, poter lasciare la macchina e poi con tutta una serie di percorsi arrivare al centro città, che di fatto non dista tanto di qui. C'è altro? Non si può dire che quattro, come abbiamo intitolato, le quattro
Allora, sì, noi abbiamo praticamente individuato alla fine 5 azioni. Intanto l'abbiamo chiamata la lama dimenticata, perché appunto tutti si sono dimenticati della presenza di questa lama. Abbiamo provato a connettere la campagna con il fronte, la costa, diciamo. Poi abbiamo messo in connessione gli spazi pubblici tra di loro attraverso questi attraversamenti trasversali alla direttrice principale. Poi abbiamo cercato di far riconoscere la lama, di renderla riconoscibile attraverso questo intervento di piantumazione puntiforme. Poi abbiamo riaperto gli spazi pubblici per permettere ai cittadini di riappropriarsene e contestualmente, visto che lamentano una carenza di una difficoltà di gestione, di controllo, ipotizzare che la gestione degli stessi fosse affidata ai comitati di quartiere o a delle associazioni locali che contestualmente, oltre che gestire i parchi, avrebbero potuto esercitare indirettamente un controllo dal punto di vista della sicurezza del territorio, e con dei benefici e con dei risvolti ovviamente di natura socio-economica su tutto il quartiere. E poi appunto la rinaturalizzazione della parte alla foce della lama. Perfetto. No, abbiamo la tavola al contrario, quindi non si riesce a leggere, però quello che volevo dire, che potrebbe essere un'operazione utile a tutti, è quello di identificare proprio le azioni, che sono connettere, riconoscere, riaprire, rinaturalizzare, no? E quindi identificare esattamente queste azioni. Forse una cosa che non abbiamo detto e che adesso dobbiamo approfondire è come tutte queste operazioni vengono da una analisi e reinterpretazione delle richieste degli abitanti. Quindi adesso, appena finito questo lavoro, la presentazione, ci mettiamo, i ragazzi hanno fatto la fotocopia delle tabelle con tutte le richieste e le segnalazioni degli abitanti, e su quelle dobbiamo aggiungere la colonna in cui diciamo esattamente come questi progetti rispondono alle richieste degli abitanti. Questo è un punto centrale di questo progetto. Come anche importantissimo, e tu l'hai accennato alla fine, anche per questo progetto che sembra molto semplice, è capire come gestire questi spazi. Nel momento in cui li apri devi proporre una operazione di gestione. Quindi ieri abbiamo visto nella lezione di Valeria delle possibilità nuove di gestione di questi spazi, come anche l'altro tema è come gestire e riprogettare questi spazi in un periodo di risorse scarse, in cui ci sono pochi soldi. Quindi anche questo è un altro elemento, penso, centrale del progetto, e capire come fare dei progetti fattibili, no? Un altro punto. E il terzo punto, forse, che su quella lama lì era importante segnalare come la sua perimetrazione deriva dalla carta di rischio idrogeologico, di assetto idrogeologico della regione. Quindi quello è il punto in base al quale l'abbiamo identificata. Adesso passerei all'altra lama. Sì. Beh, no, io c'ho sempre il mio. Ah sì, giusto. Chi mi aiuta? Nessuno? Ah no, tu, ok. Sì, noi abbiamo affrontato questo discorso dell'altra lama che fronteggia quella dimenticata di cui si parlava prima. Questa in realtà è una lama che attualmente è ben presente identificato. E quindi sì, attraverso la lettura del territorio si presenta in uno stato che è abbastanza diciamo recuperabile, tranne in alcuni punti dove è stata completamente ostruita. Cioè, quindi l'idea è quella di ricreare quei percorsi sia pedonali che ciclabili anche all'interno della lama, e creare quegli attraversamenti tra
questa parte nuova della città e quell'altra anch'essa nuova, attraversamenti che sono per lo più, insomma, pedonali. E, diciamo, ricostituire tutto quel vecchio sistema che era costituito dalla, diciamo, quella parte antropizzata, antica della lama, che è costituita dai sistemi dei muretti a secco, di tutta una serie anche di specie arboree presenti all'interno, che andrebbero recuperati e quindi, insomma, rigestiti, ripensati. Che poi le due operazioni, diciamo, poi, la primissima operazione che abbiamo fatto è stata, no, appunto quella di non solo riconoscere il percorso, i margini di questa lama, soprattutto in relazione anche alla parte di città, sì, di città esistente, individuare invece le zone di rischio, dove quelle che segnala anche il PAI. E sì, quindi partire anche da questa parte, diciamo, a monte, per poi arrivare nello sbocco a mare, e per far riconnettere anche questa parte con tutto il resto della città, costituito da altri spazi pubblici che però attualmente sono comunque inaccessibili al resto della città. Quindi, insomma, l'idea era quella di riconnettere tutto questo sistema parco con il resto della città, attraverso anche dei percorsi segnati all'interno della città stessa, segnati con, insomma, degli elementi che possano essere comunque ciclabili, ma anche percorribili anche con altri mezzi. E poi raccogliere anche qualche diciamo, suggerimento che riguardava alcuni abitanti di questa zona, che comunque avevano spontaneamente cominciato un discorso di proponevano quindi un uso della lama che riguardasse appunto degli orti urbani. Tra l'altro, la cosa, diciamo, una delle cose che ci hanno detto noi, no, io ce l'ho attaccato. Una delle primissime cose che loro ci hanno detto è stata anche, diciamo, questa volontà, no, di cominciare a usare, a fruire questa lama, che loro ci hanno subito definito come un parco per i cittadini, ma, diciamo, con interventi minimi. Io mi ricordo il signore ci disse: noi non vogliamo stravolgerla, ma semplicemente cominciare ad operare dei piccolissimi interventi per poterla fruire. E infatti, diciamo, in questo senso, quello che noi abbiamo fatto sin da subito e rispetto al quale ancora dobbiamo continuare a lavorare, nel senso che dobbiamo ancora individuare bene effettivamente gli usi che attuali, no? Abbiamo visto la presenza degli uliveti, di alcuni piccoli orti, ma dobbiamo ancora relazionarli anche con il contesto. L'altra operazione che abbiamo fatto è stata quella di cercare di rileggere quelli che sono i percorsi già più o meno tracciati, quasi tradizionali, no? Che in tempi più antichi sono esistenti e che in un certo senso già ci suggeriscono una trama. Andrebbero soltanto potenziati o anche segnati in maniera più efficace attraverso tutte quegli esempi che abbiamo anche visto. Esatto, poi cercando poi di metterli in relazione rispetto a quelle che sono delle centralità all'interno, soprattutto in questa zona a monte, con le due parti di città che si affacciano sulla lama, e poi soprattutto per quanto riguarda la parte finale verso male della lama, che, come sappiamo, presenta una serie di problemi anche a livello di attraversamento, cercare di ricucire il percorso all'interno del parco con invece il discorso dei paesaggi, degli spazi pubblici alla scala locale, e poi con la testata del porto, del lungomare. Del lungomare. Esatto. Cioè, si riconnetterebbe con tutta questa parte che poi è il waterfront, che è anche dall'altro lato, quella parte sempre, insomma, che va verso Giovinazzo, che, insomma, andrebbe recuperato. Sì, questo è un percorso. Ok.
Sì, passiamo all'altro. Sabina? Sì. Passa a lui là. Sì. Allora, dunque, noi ci stiamo occupando del waterfront di Molfetta e quindi diciamo, con l'obiettivo di riqualificare e riconnettere un po' quello che è tutto il lungomare, tutta la faccia della città direttamente sul mare. E quindi siamo partiti per questo da un'analisi preliminare di quello che sono, diciamo, le fasce direttrici che noi abbiamo indicato appunto come assi matrici che ci ridefiniscono un po' tutto quello che è il, diciamo, il nucleo che poi si dirama verso il mare e che ci dà anche, diciamo, l'immagine di come cambia e, diciamo, si riammaglia la città nei suoi diversi nuclei. E quindi queste stesse matrici, questi stessi assi matrici poi dirigendosi verso il fronte mare poi ci davano l'idea di come in realtà quello che diciamo a noi in conclusione potrà essere tutto il lungomare non è altro che la somma di tutti, di tanti piccoli waterfront, ognuno con una sua specificità appunto. E, per far questo abbiamo anche immaginato quella che potesse essere un po' la visione del viandante che viene appunto dal mare, diciamo un'immagine ipotetica per chi si trova su una barca e può appunto scorgere vari affacci comunque interessanti che possiamo avere appunto dal mare verso l'interno della città e verso quelli che so che noi abbiamo identificato come i luoghi più interessanti sia per carattere artistico che per carattere storico della città appunto. Ed è per questo che allo stesso tempo abbiamo immaginato quella che e cioè abbiamo tracciato quello che è il percorso attuale di un ipotetico passeggiatore molfettese che appunto, diciamo, rigira su quello che è il percorso ottimale per poter osservare tutti i punti caratteristici della città, quindi prendendo tutto il lungomare poi gira attorno il centro storico fino al molo e abbiamo notato come in realtà la passeggiata ideale del molfettese si fermi, si blocchi su in direzione di quello che è il nuovo mercato ittico della città e quindi per far sì che si riconnettesse questo nucleo della città a quello che noi intendiamo rivalorizzare, cioè quello della zona Madonna dei Martiri, abbiamo immaginato di aprire questa zona che è quella che fronteggia i cantieri navali e quindi per evitare che un passeggiatore arrivato in questo punto, quello della nuova capitaneria, dovesse poi andare, diciamo, ritornare sul percorso carrabile per potersi riconnettere al resto della città abbiamo immaginato un percorso alternativo che appunto si affacci direttamente sull'area dei cantieri navali e che possa tranquillamente fare tutta una passeggiata, avere una visione unitaria di quello che è il fronte mare, ma comunque ogni volta nelle sue specificità, quindi magari qui avere una visione di quella che è, diciamo, l'area del mercato appunto del pesce, poi l'area del cantiere navale, poi incontriamo in questo punto per esempio diciamo lo sfocio della lama sul mare che quindi noi intendiamo riallacciandoci agli altri progetti rinaturalizzare per poi riprendere tutto il percorso fino, diciamo, al punto visivo, al culmine visivo dato dalla chiesa della Madonna dei Martiri. E quindi, diciamo, questo è il nostro obiettivo, però il lavoro è ancora in corso e se dobbiamo ancora, diciamo, svilupparlo. Allora, ha spiegato bene, insomma, anche la fase in cui ci troviamo in questo progetto, cioè questa è naturalmente una parte complessa della città e il progetto è complesso altrettanto perché è come se fosse la parte dove la città si ribalta, ma questa cosa qui ci piace, nel senso che noi cominciamo a capire, a pensare che ci siano
delle condizioni da ripristinare in questo luogo. Parlo appunto del waterfront, no? Che per sua natura è il luogo dove la città si affaccia. Le condizioni da ripristinare sono quelle di un buon funzionamento rispetto a quello che questo luogo può anche rappresentare nel futuro, no? Anche essere per esempio un luogo di loisir, dove la passeggiata del Molfettese, che è un modo di interpretare ciò che con una frase, insomma, ciò che è derivato dalle richieste che abbiamo ricevuto da parte della popolazione, che appunto in questo caso non è solo l'abitante del luogo, ma anche il cittadino che ritiene che quello sia il luogo collettivo per eccellenza della città, dove anche si vuole rappresentare per il resto del mondo. Quindi l'idea che si possa ripristinare un buon funzionamento, che è dato dal fatto che appunto si possa passeggiare, magari guardando il mare, oppure appunto da quel luogo lì entrare all'interno della città per dei sistemi che abbiamo definito dei penduli, uno dei quali per esempio è diciamo l'ingresso alla città nella sua parte più ancora di centro storico, di centro antico, piuttosto interessante, che è la parte appunto del centro antico sette-ottocentesco, attraverso un sistema di spazi aperti o di contenitori di vita, come direbbe ancora Gonzalo Birne, cioè il Museo Diocesano, la biblioteca e le piazze. Quindi il lavoro che noi stiamo cercando di fare è di rendere questo luogo effettivamente fruibile. Uno dei temi, insomma, più importanti che abbiamo, che, insomma, che è sotto gli occhi di tutti, è quello di razionalizzare il sistema, quindi degli accessi a questa parte e anche della sosta. È un problema tecnico che possiamo risolvere e che pensiamo che vada risolto soprattutto. Pensiamo anche che molte delle funzioni già presenti siano sufficienti per considerare questo luogo vivo, dove per intenderci non c'è bisogno di andare ad aggiungere altre funzioni o altri segni che ci sembrano quasi inopportuni, perché per esempio già il fatto che su questo fronte vi siano due affacci di città diverse, allora il primo è quello appunto della città novecentesca, sulla quale forse si può dire qualcosa, perché alcuni degli edifici che affacciano sembrano, insomma, che non abbiano un affaccio sul mare, ma che si affaccino su una qualsiasi parte anche periferica della città. Quindi forse lì si può lavorare per riconquistare uno spazio maggiore e quindi riconquistare una spiaggia urbana. Poi il tema del centro antico, che evidentemente, insomma, fa già parte di un progetto di affaccio sul waterfront. Poi abbiamo appunto l'altra parte di cui abbiamo parlato, dove possiamo pensare che il waterfront sia fatto, oltre che di quella fascia già consistente, no, di la banchina San Domenico, eccetera, però possa essere fatta anche di tutti quegli ingressi, adesso non visibili, ma molto semplicemente perché magari c'è una macchina davanti, perché c'è un parcheggio davanti. Per continuare poi fino appunto all'area dei luoghi, diciamo, ancora di lavoro, come può essere il mercato ittico, e dei cantieri, no? Poi c'è appunto il nuovo porto, dove probabilmente anche ragionando sullo spazio che ha definito stiamo avanzando qualche ipotesi delle quali forse non è il caso in questo momento di parlare, perché, insomma, mi sembra chiaro forse, no, l'atteggiamento. Che quindi è quello di rileggere questi spazi per capire, no, effettivamente la materia, no, gli elementi che già abbiamo a disposizione, e provare appunto da un lato a ripulirli e dall'altro a costruire un sistema di relazioni che faccia riconquistare anche fisicamente il suo affaccio alla città di Molfetta. Forse Giorgio vuole aggiungere qualcosa su un processo di rinaturalizzazione che potrebbe essere utile applicare nelle aree, diciamo, quelle destinate ancora sulla carta, diciamo, ad una logistica marittima pur interessante, ma che può essere anche quella riconquistata alla città attraverso degli spazi. Una riflessione sicuramente è da fare sul paesaggio e la vegetazione. Sono due elementi fondamentali proprio per unire,
per ricostruire. Abbiamo visto che questi progetti tendono fondamentalmente a mettere in relazione, quindi lo spazio verde, inteso come spazio collettivo di uso di più funzionalità, è un elemento che sicuramente porta, porta un valore aggiunto al progetto, soprattutto quando la scelta della vegetazione, la scelta delle specie è legato a dei criteri ben precisi. Un criterio che ci accompagnerà in tutta questa produzione è quello dell'uso delle specie mediterranee, quindi una vegetazione tipicamente mediterranea. Questo perché? Perché è ecologicamente più idonea, è una vegetazione che permette di crescere meglio con minore impegno, minore manutenzione. Si legherà perfettamente quindi agli aspetti della lama, e quindi è importante il lavoro che abbiamo fatto di visita sulla lama, quindi dove abbiamo identificato tutta una serie di specie. Il lavoro sulla costa, anche questo è partito da un'analisi. Noi abbiamo una vegetazione fondamentalmente di tamerici, Tamerix gallica, che ha una fioritura più lunga, ed è un segno che troviamo praticamente lungo tutta la costa, a partire dall'arrivo della Lama Martina, a proseguire per la zona sportiva e il parcheggio. I tamerici sono presenti anche in questo tratto, qua. Quindi lo vediamo proprio in questo tratto, abbiamo i tamerici. Tamerici che poi ritroviamo anche qua in fondo. Quindi a questo punto l'uso della vegetazione come ricucitura di una serie di spazi. Chiaramente però dovrà essere integrato questa vegetazione, perché è molto... sono semplicemente dei filari. Allora si tratta di riconquistare degli spazi, trovare tutti quegli spazi marginali, quegli spazi che sono sottoutilizzati, per integrarli con una vegetazione. Quindi una vegetazione, per esempio, che si arricchisca del lentisco, della fillirea, sempre specie mediterranee, ma che hanno la caratteristica di dare il loro massimo in un ambiente caratterizzato come da noi dalla siccità estiva, per esempio. Questi penso che siano le linee guida di un sistema del verde a Molfetta. Ci aiuterai anche, diciamo, tutti e tre i gruppi nel cercare anche di, certo, anche, no, di scegliere. Certo, possiamo, in ogni parte possiamo descrivere, io parlo di tavole, in ogni tavola ci può essere sicuramente la scheda delle piante, quelle esistenti, e possiamo quindi far vedere quello che c'è già, avendo fatto i sopralluoghi, e mettere le schede di quelle che potremo usare a integrazione. Come aveva detto la collega precedentemente, per esempio nella lama che non c'è, utilizzare una vegetazione particolare, quindi si pensava a Populus nigra o al pioppo cipressino, in modo tale da dare un segno forte che, pur non essendo in continuità con la vegetazione della lama al suo esterno, che è predominante è l'ulivo, però ne sottolinea il fatto che non c'è più, quindi è un artificio quello che stiamo facendo. A proposito di questa rinaturalizzazione, c'è anche un altro aspetto che forse non abbiamo trattato e considerato, che forse va portato all'attenzione, cioè la costa verso Bisceglie è sottoposta a un vincolo di area faunistica, e quindi è un'area che già ha una certa naturalità
da preservare e che può essere, diciamo, la giusta continuazione di un percorso di naturalizzazione che si estende poi verso appunto tutta la costa di Biceglie. Tra l'altro c'è un progetto che sta andando avanti, che è stato già portato all'attenzione del Ministero, di far diventare proprio questa area faunistica oasi naturalistica, e quindi, diciamo, nell'ottica che diventi oasi naturalistica, mi sembra molto interessante che appunto ci sia un, diciamo, un discorso di che potrebbe anche rientrare in una specie di patto città-campagna, in cui appunto la campagna non venga intesa soltanto come territorio agricolo, ma anche come territorio naturale, e ci sia quindi quasi una permeazione tra quello che è l'aspetto naturalistico dell'area costiera e dell'area sottoposta ai vincoli di tutela e quello che può essere l'aspetto di rinaturalizzazione dell'area urbana. Per cui, diciamo, appunto, il lavoro che ci aspetta nei prossimi giorni sarà appunto non solo, diciamo, specificare, entrare meglio nello specifico appunto dei tre temi che abbiamo individuato, ma, diciamo, in un continuo salto di scala, visto che nel fare questa operazione la nostra conoscenza è naturalmente andata avanti, si è approfondita, anche tornare sul nostro schema iniziale, rispetto al quale, no, appunto, già questo aspetto che ci sottolineavi tu adesso, anche un altro elemento che è emerso è stato anche la capire come questo sistema si relaziona con, diciamo, ad una scala leggermente più ampia, anche con tutto il sistema industriale e poi del periurbano, quindi in modo particolare, diciamo, il parco di cui ancora dobbiamo effettivamente forse definire meglio la natura, il parco che è previsto appunto che abbiamo previsto sulla Lama Martina, come si relaziona con invece tutta la, appunto, la dimensione diciamo, periurbana, oltre il... Un sistema di relazione è sicuramente quel pensiero, quella riflessione che abbiamo fatto sulla tangenziale, esatto, che diventerebbe una green belt praticamente, perché intensificando il verde intorno a questo percorso, quindi andando a utilizzare anche poi la vegetazione come occlusione, mitigazione di una serie di presenze e apertura di varchi verso la visione della campagna. Quindi questo sicuramente permetterebbe anche l'utilizzo delle complanari in certi tratti, che potrebbero essere ripensate anche in funzione di un uso... Esattamente, di un uso ciclabile. Questo determina la possibilità di cucire le due lame, i due corridoi verdi delle lame, e quindi andare a creare un sistema, un vero e proprio sistema del verde, che sicuramente si compone anche di tutte quelle parti agricole che potrebbero diventare parchi agricoli. Quindi con un uso pubblico anche di tutta una serie di zone a verde. Ci sono altre considerazioni? Credo di no. Possiamo ricominciare a lavorare, che ci aspetta un duro lavoro. Okay. Vabbè. Allora, loro continuano per conto loro. Adesso i diversi gruppi si mettono di nuovo al lavoro. Ogni gruppo prende una fotocopia che è stata fatta della tabella, uno per gruppo, e fa il lavoro che abbiamo detto. E poi continuiamo soprattutto sul fronte porto.
invece con Giorgio cominciamo un po' a capire, cioè, noi abbiamo, se vuoi puoi metterti dall'altra parte. Questa è la tangenziale. Quello che noi abbiamo cercato di fare fino adesso appunto è stato solo individuare quella che è la fascia con maggiore rischio. Sì, 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 idrogeologico, ma anche fondamentalmente, visto che quando abbiamo incontrato anche gli abitanti, quello che loro ci hanno detto è che appunto vogliono cominciare a fruire questa lama. Allora, nuovi sistemi di fruizione della... Esatto, e quindi la prima cosa che noi abbiamo fatto è stata anche quella di cercare di recuperare, leggendo le tracce del territorio preesistenti, un eventuale percorso centrale, diciamo, che da monte arriva a valle, e poi soprattutto nella zona nord di aggancio con i due quartieri, capire quali potessero essere non solo gli accessi ma anche proprio i percorsi all'interno, quindi quelli, diciamo, i percorsi già tracciati. Esatto, allora questo lo possiamo capire se riprendiamo l'idea come veniva utilizzata la lama. Esatto. La lama veniva utilizzata prettamente per motivi agricoli, da sempre, cioè già 2000 anni fa era un uso agricolo. Quello che noi in progetto possiamo mettere è quello di tornare a un uso agricolo della lama, caratterizzandolo con una specificità, cioè la produzione. Io stavo guardando la fotografia, è notevole la quantità di ulivi che ci sono. No, ma infatti noi dobbiamo sicuramente proporre. Non sono più curati, quindi si sono. Mi viene il termine, insomma. Selvatichi. Va benissimo, non è un problema. Anzi, la proposta che noi dobbiamo fare è quella che questo diventa. Ritorni a essere luogo di agricoltura e di produzione di olio, che sia un olio biologico. Quindi l'integrazione della vegetazione sarà sulla base di querce, Quercus ilex, pistacea lentiscus, lentisco, filirea, il leccio. Esatto. Il problema del carrubo è che è molto lungo, molto lento nella crescita e ne hai un effetto tra molto tempo. Io direi, cerchiamo per esempio tramite Google di vedere se ci sono questi tracciati. Li avete già tracciati ed esistono, perfetto. E che dimostrano e sono la dimostrazione che comunque del loro uso, perché questi erano tutti piccoli appezzamenti, quindi persone che andavano, scendevano giù e se lo segnavano. E anche usati oggi come attraversamenti pedonali dei residenti, nuovi residenti qua. Perché in realtà la lama non è particolarmente larga e quindi è una passeggiata, è come se fosse il giardino dietro casa, il che porta che le cose che si devono fare, le funzioni, devono limitarsi. Io utilizzerei per esempio molto delle specie poi arbustive per segnare tutti i percorsi, i vialetti. Allora, se io ho questo vialetto qua, X, questo qua lo posso definire al suolo con tutta una serie di piantumazioni, per esempio di rosmarino, rosmanino strisciante. Sono in alveo si può anche fare, perché sono comunque delle specie talmente piccole, striscianti, si utilizzano quelle striscianti, la cosa per cui non è assolutamente quello il problema. E poi andare a ricostruire, per esempio, dove abbiamo dei punti dove ci sono dei confini, delle cose, utilizzare il rubus.
il rovo praticamente che mi serve per delimitare che di là non devi passare, perché è una specie spinosa. Una sorta di confine naturale. No, dove c'è qualche cosa che non deve essere toccato. Cioè io non lo so adesso, questo qua per esempio che cos'è? Questo è un disco, sarà insomma un deposito di cose. Allora io qua magari dove ci sono dei muri. La vegetazione, bassa e arbustiva può essere per delimitare i percorsi. Sì, però io me la immaginavo anche lungo i margini, sì, io la vedo come se per segnare. Dove c'è? Dobbiamo intervenire quanto meno possibile. Anche l'arbusto, quena, è fatta barriera, vestita, che ho visto degli opposti, tutte le buste, le plastiche, vanno sui rovi, i rovi, fanno barriera, lo scorrimento degli alberi, proprio noi qua abbiamo questa che sembra una pista che sì, questa è una sorta di strada. Quello possiamo utilizzare. Quello va studiato, sì. Se fai il rubus, però hanno gli accessi, vedete cosa hanno fatto. Però noi non possiamo andare adesso su questa scala, andare a indicare dove devo mettere il rubus, no, no, però si mette. Ah, quella di. C'è l'unireto, guardate. No, ma per fare progetto anche uno spazio così è importante. Per cui se leggiamo bene questa è una colmata. Susanna, attenzione, voglio soffermarmi su questo elemento. Questa è una colmata. Questa è una colmata di macerie di scavo, va bene? Che questa è tutta colmata. È l'ulivo che regna sovrano qua. Guardate il numero. Allora, allora in quest'area per esempio io dove non c'è l'ulivo gli vado a mettere la quercia. Perché? Perché comunque se io questo deve essere un uso di un uliveto biologico ho bisogno di una serie di piante che mi attirano anche insetti. Sì, sì, sì. Per creare un ecosistema. Quindi io posso dire che nei vuoti ci vado a mettere le querce. Perché lui ti dica cosa fare, dovete dargli una carta in cui non c'è sì. Il suolo, che cosa c'è? E dobbiamo avere una carta ortofonica. Guardatelo su Google. Okay. Solo su Google. Che poi la carta l'uliveto, quindi l'avete già sentito. Prendiamo il sicuro del sito, interessante. È tutto uliveto. Ok. No, però ci sono, quello è un altro paesaggio che c'è, no? Oltre all'uliveto. Non è vero, non è vero però. Ci sono. No, no, io li perimetri. No, lo devi fare. Noi dobbiamo avere. Da ieri che provo a dirvelo. Cioè, dobbiamo avere una carta. In cui andiamo a individuare un ortofoto dove andiamo e andare a stamparcela su un formato grande. Glielo abbiamo già chiesto, ma non vengono. In modo tale che su quello si può fare. Non possiamo farlo, ce lo danno domani, noi dobbiamo farlo adesso. Però l'ortofoto adesso non è possibile. Sì, ma non ce l'ha. Ma non ce la danno. E allora si fa Google a vista, velina sulla carta e si colora. Esatto. Quello che non è, abbiamo fatto ieri, cioè,
l'abbiamo fatto noi, non avete un iPad, noi l'abbiamo fatto dall'altra parte, con l'iPad qui, ce l'avete? Ci possiamo mettere anche lì se sì, no, però no, perché il cioè se tu ce l'hai qui riesci subito a fare il passaggio, quello è il problema, la difficoltà. Questo è Baccarini. Elementi